debito che pesa sulle casse del comune di Giulianova dopo un iter di ben 35 anni, quando cioè ancora erano in corso le lire. La storia come protagonista è il Parco Franchi, risultato di un esproprio che oggi arriva al capolinea giuridico. 4 milioni di euro il risarcimento. Più che una multa è una sentenza che viene ad essere messa a seguito di un giudizio di rinvio della Cassazione che la Corte d'Appello doveva espletare con la quantificazione della somma occorrente a pagare l'esproprio e l'indennizzo ai proprietari dell'area dove nel 1979 si iniziò l'iter per la realizzazione del Parco Franchi, che è un'opera importante per la città perché è ubicata fra il Viale Orsini e il Lungomare Centrale, ma che a distanza di 35 anni oggi bisogna pagare. La notizia è che il comune di Giulianova e più precisamente l'amministrazione Mastromauro, conscia di questa pendenza, aveva già iniziato ad accantonare la somma ed oggi è pronta a pagare quel debito. Una delle cose di cui io vado più orgoglioso è che in questi anni abbiamo fatto un'opera da formichina. Anche in questo caso sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa sentenza e abbiamo cercato di mettere i soldi da parte, ho creato un capitolo apposito nel bilancio che parla proprio degli espropri e l'anno scorso ho vincolato altri 2 milioni di euro appositamente per il pagamento di questa sentenza.